E parliamo dei tipi di piante che potete far crescere da un seme, dal più piccolo fiore all'albero più alto. Nel prossimo progetto vi faremo vedere come piantare dei semi e poi vederli crescere. Queste sono le cose che servono: carta assorbente, bicchieri e una caraffa d'acqua, dei semi, vasi da fiori, un recipiente, composta per semi, una paletta, sacchetti di plastica con lacci, etichette o vatta, qualche guscio d'uovo e semi di crescione, tinta per carta, un pennello, una matita, un coltello, un paio di forbici. In estate potete raccogliere ogni tipo di seme. Questi fagioli sono semi che noi mangiamo ed è possibile trovarli tutto l'anno. Anche la frutta che mangiamo ha dei semi. Qualche seme è piccolo, altri sono grandi. Il nocciolo dell'avocado è un seme enorme, pensate. Con cura e attenzione può diventare un giorno un albero di avocado. Ed ora piantiamo qualcosa. Cominciate a versare un po' d'acqua nella composta per semi, in modo da renderla umida. Ora riempite un vasetto con la composta. Prendete dei semi, questi sono di mela, e spingeteli nella terra per circa un centimetro. Etichettate i vasetti per sapere quali semi avete piantato. Metteteli ognuno in un sacchetto di plastica. Manterrà il vasetto caldo come una mini serra ed incoraggerà i vostri semi a spuntare. Legate. Tenete i vasi in un posto caldo e illuminato e controllateli ogni giorno per assicurarvi che siano umidi. Quando le piantine cominciano a spuntare, togliete il sacchetto. Questa è una piantina che sta crescendo bene. Oltre a mantenere la terra umida, una buona idea è girare la pianta ogni giorno o quasi, per aiutarla a crescere diritta, specialmente se si trova su un davanzale. Annotate sul vostro diario quando piantate i semi e quanto tempo impiegano a crescere. Spesso molto poco. Si può vedere come crescono i semi facendo un semplice esperimento. Tutto ciò che vi serve è un po' di carta assorbente, un bicchiere o una brocca, acqua e qualche fagiolo. La maggior parte dei semi, come ad esempio questi fagioli, germogliano se hanno aria, luce ed acqua a sufficienza. Non hanno bisogno di terra. Introducete il fagiolo tra il bicchiere e la carta. E infine aggiungete acqua. Mettete il bicchiere in un posto soleggiato e controllatelo ogni giorno. Questo è ciò che vedrete. Prima la pelle dura del fagiolo si apre, poi appare una piccola radice. La radice cresce verso il basso e comincia a vedersi un piccolo germoglio. Il germoglio cresce verso l'alto e dalla radice principale cominciano a venir fuori piccole radici. Poi la pianta produce foglie e a questo punto la pianta comincia a crescere in fretta. Quando la pianta diventa troppo grande per il bicchiere, trapiantatela in un vaso o in giardino, con accanto un legnetto per sostenerla, la vostra pianta di fagioli. Questo è un altro progetto veloce, divertente e facile da fare. È un modo insolito di coltivare crescione. Vi servono soltanto dei gusci d'uova, colori, acqua o vatta e semi di crescione, naturalmente. Incominciate a dipingere sui gusci d'uovo delle facce. Thank you.
Una volta decorati, prendete delle palline di ovatta ed imbevetele nell'acqua. Poi collocatele nei gusci d'uovo e spargeteci sopra qualche seme. È tutto. Basterà solo tenere il cotone sempre bagnato e le uova in un posto assolato. E dovrebbe accadere questo.